L'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli si è recato sul cantiere del raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca per verificare l'avanzamento dei lavori nella prima tratta di 12 km Pistoia-Montecatini già realizzati per l'80% in attesa dell'avvio del servizio commerciale previsto nel 2020, nonostante il ritardo di qualche mese per un imprevisto geologico. La delegazione, composta da consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, ha visitato i due nuovi ponti alla galleria di Serravalle, di cui restano da scavare 415 metri. Il costo del raddoppio dell'intera linea è di 487 milioni di euro, 215 milioni statali, 216 regionali e 56 inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma tra RFI e il Ministero dei Trasporti. Con opere come questa si dimostra come la Regione sia vicino ai territori e stia dando delle risposte che sono risposte veramente importanti in nome della strategia di una mobilità sostenibile che vede appunto il treno come priorità rispetto ad un trasporto pubblico locale che poi si deve avvalere di un servizio gomma che integra e completa. I lavori sulla tratta prevedono il rinnovo tecnologico e infrastrutturale della linea e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello attraverso i sottopassi, in parte già realizzati, con importanti ripercussioni sull'alleggerimento del traffico auspicato dai sindaci dei comuni interessati. Noi abbiamo la Firenze Mare alle spalle. Con la Firenze Mare alle spalle, quando un incidente, speriamo mai, però si blocca e tutto il traffico viene riversato sulla 435. Per noi è importante che i tempi di conclusione del primo lotto si rispettino abbastanza, perché noi siamo interessati anche che parta il secondo lotto, perché una serie di interventi che abbiamo ottenuto su Piavagnevole saranno realizzati con il secondo lotto della ferrovia. Su questo fronte, per gli 8 km di linea ferroviaria tra Montecatini e Pesce, è previsto il miglioramento e il rinnovo degli impianti entro il 2020, mentre nel 2021 partiranno i lavori per il raddoppio, in affiancamento alla vecchia linea, dei 25 km di tratta tra Pesce e Lucca, fine dei lavori prevista nel 2024.